Cosa farà la differenza rispetto al passato nel rapporto con il PD e soprattutto che cosa vi aspettate? Sono i temi, io credo che fondamentalmente dobbiamo trovare una politica che si interessi allo sviluppo economico sostenibile, uno sviluppo della città sostenibile, a ritornare a puntare il centro dell'attenzione sulle tematiche ambientali, quindi economia, ambiente. E tutte le tematiche che sono legate al sociale hanno una particolare importanza in città, soprattutto in attinenza con quello che è stato il momento che abbiamo vissuto di crisi dovuta anche a fattori esterni, a fattori come quelli del Covid. Siamo in una città che soffre fortemente dal punto di vista sociale ed economico, un momento difficile. L'opposizione maturata a Piazza del Popolo è un primo elemento di esperienza per la costruzione della prospettiva in città? Sì, è un elemento fondamentale perché ci siamo ritrovati su alcuni temi con l'opposizione e abbiamo comunque realizzato che ci sono dei temi che sono trascurati da questa giunta e da questo sindaco. Il sindaco è chiaramente attento ad alcune tematiche, ma sostanzialmente disatteso anche i suoi stessi programmi da alcuni punti di vista. Noi vogliamo riattivare la politica innanzitutto sulla base del confronto, quindi far riavvicinare la gente alla politica per far emergere quali sono le situazioni che la politica deve perseguire con una certa efficacia. Che cosa si aspetta per il Comune di Avellino per le amministrative prossime? Chiaramente mi aspetto e mi auspico, ma anche faccio un appello a che la gente si riavvicini in qualche modo alla politica, perché la politica prova a trovare delle soluzioni, ma soprattutto deve partire da una partecipazione. Senza partecipazione la politica diventa sterile e soprattutto spesso devia rispetto ai percorsi generali, ai percorsi che perseguono un interesse generale. Molte volte riesce a sostenere interessi particolari a discapito degli interessi generali. Dovessi individuare dei cardini su cui sostanzialmente